A Ravenna è arrivata la neve e con lei anche i primi disagi nei trasporti. Le prime difficoltà si incontrano nel muoversi in macchina per via del manto nevoso che ricopre le strade, ma sono anche tanti i treni soppressi e tanti altri in ritardo. Oggi in municipio il sindaco ha firmato il decreto di chiusura delle scuole fino a nuove disposizioni. Ma quali sono stati i maggiori disagi incontrati dai cittadini nel muoversi per la città? È arrivata la neve, voi ragazzi per il centro così come vi muovete? Ah, a di piedi, solito a piedi, però in ogni con le caso. Timberland ai piedi. Io le Adidas mi ha bagnato duro, però va benissimo. Non lo so, magari per quanto riguarda le strade, appunto, come le vedete, sono agibili, non sono agibili? No, no, no. Agibili per niente. A parte che stamattina girava un trattore in mezzo alla stazione che tirava via la neve. Quindi magari il comune poteva intervenire prima e meglio, visto che la Sì, cosa si sa. Magari già un iniziare a po' di gettare sale sale per le strade. più spazzaneve. Dovevano iniziare da ieri notte più che altro. E voi ne avete visti in azione? Niente. Io ne ho visto uno. Solo un trattore che gira per strada, ripeto. Dunque, siccome sto vicino al cimitero, sono venuto in macchina qui fino al centro. Ho trovato parcheggio abbastanza facilmente stamattina, nonostante ci sia un po' di neve accumulata, e adesso qui in centro giro a piedi, quindi. Il tratto, per quanto riguarda il tratto che ha percorso in macchina, come ha trovato la strada? Si girava bene? Sì, cioè neve ce n'era ed era abbastanza accumulata, però non è una neve particolarmente difficoltosa, cioè quindi con un minimo di impegno si girava ancora bene, però ripeto, è da stanotte che ha nevicato, quindi adesso vediamo se accumula. Al momento problemi particolari non ne ho trovati. Ah, io in autobus, ho solo l'autobus perché poi la bici non funziona, non va bene con la neve. Ho solo l'autobus. Allora, io in teoria dovevo muovermi a piedi, però visto esigenze dell'ambito lavorativo mi muovo soprattutto in questo momento in bici, magari a mano dove posso e pedalando dove la strada lo consente. Non è regolare, ma non avevo alternative vista la mattinata. E il problema tecnico di oggi è soprattutto la questione delle scuole, perché sapevano tranquillamente la situazione di come sarebbe stata e stamattina già, soprattutto perché doveva muoversi in macchina, la situazione era molto impegnativa. E le strade sono messe come sono messe perché tanto una nevicata così è forte. Il problema è che potevano organizzarsi prima nel essere più tempestivi nel chiudere le scuole, cosa che non è stata fatta, e nell'avvisarlo perché stamattina tutti studenti, docenti, tutti il resto hanno chiamato questo numero di centralino che era stato dato dal comune, ma non era completamente bloccato, il sito non funzionava, non c'è stata alcuna comunicazione, infatti a scuola manca metà della gente ed è molto pericoloso anche per le famiglie muoversi. In autobus. E perché in macchina ha difficoltà. L'ho lasciata a casa perché io abito in Viale Alberti, quindi la periferia quasi, e sono venuto in autobus perché non mi sono azzardato, anche se stamattina si circolava bene, dico stamattina alle 8. Quindi le strade erano agibili, cioè. Stamattina alle 8 sì, erano proprio, non c'era neve. Adesso ho i miei dubbi perché se fa così, è fatto così per 3 ore, se fa così fino a stasera ci saranno dei grossi problemi, c'è qualche problema anche a girare di qui, Sì. anche attraversare la piazza. Ti sei mosso in autobus, quindi i mezzi pubblici vanno, Sì, sono almeno agibili. fino a questo orario qui sì, e comunque penso che più avanti gli montino le catene perché per circolare meglio, diciamo, gli monteranno E le per quanto riguarda le strade, come le hai trovate? Magari hai visto mezzi in azione, sono agibili, non sono agibili? No, però dove si forma fra la strada asciutta vicino ai negozi e la parte di neve fresca, è meglio camminare sulla neve fresca perché in quelle zone c'è quel poco di ghiaccio che fa scivolare, un po' pericoloso. Okay, e per quanto riguarda mezzi pubblici, li usate? Non lo so, li avete visti? Si muovono? Sì, io dovevo andare a scuola in Stamattina io non treno. sono potuto andare a lavoro e non ho potuto andare a scuola perché i treni erano soppressi. A causa ancora, eh sì, proprio una Una sfiga sfiga assurda. atomica, proprio Ci è dispiaciuto così spettacolare. tanto avere una giornata di permesso pagata che è una cosa Quindi, spettacolare. oltre al dispiacere, comunque non siete riusciti a muovermi perché non c'erano i mezzi disponibili. No. Quindi l'unica via è appunto andare a piedi. E ammalarsi per bene. Magari ha visto qualche spargisale in azione, non lo so, Sadi. Qualche cosa, sì, adesso non saprei dire se esattamente adesso nel percorso che ho fatto io ho visto dei mezzi del comune, non ho visto specificamente spargere del sale, ecco, comunque ho visto mezzi in movimento, sì. Quello che devo dire è che non ho visto, diciamo, delle strade pulite, cioè la neve è facilmente transitabile perché è così molle, quindi ancora, ecco, ma tratti dove siano passati
passate degli spazzaneve, quindi abbiano veramente pulito, quelli no. Sì, cioè da stanotte girano degli spazzaneve, quindi le strade bene o male le hanno pulite, però non siamo in montagna, quindi non c'è quell'organizzazione di base per andare a coprire tutte le strade della città. Ma più che altro la mia questione è soprattutto per una questione logistica per le persone, perché è molto pericoloso muoversi in queste situazioni e soprattutto sono pochi ravennati che effettivamente hanno magari la strumentazione adeguata in macchina per poter andare in giro. E appunto magari hai visto qualche mezzo del comune, non so, come spargisale o semplicemente alcune persone per strada? Allora, spargisale non ce ne ho visti in giro, più che altro si vedono spazzaneve che girano nelle arterie principali. Anche qui che siamo in centro, le strade sono completamente lasciate a se stesse, perché ho fatto dei mazzini. La parte centrale, che è quella più liscia in bianco, che è molto bella da passeggiare, al momento è praticamente come una trappola mortale, perché rischi di scivolare anche andando a piedi, quindi è una cosa abbastanza pericolosa. Io ho visto lo spargineve nella strada alla periferia, ma erano quasi puliti, poi i bobcat, quelli piccolini, nei marciapiedi di Viale Randi, perché ho fatto quella strada lì. La neve era già prevista da un po' di tempo, il comune magari poteva organizzarsi meglio, intervenire in qualche modo? Ma forse con gli spalaneve un po' in anticipo, almeno per questa mattina sarebbero già stati pronti, il sale grosso, tutte queste cose qui, avrebbero potuto già organizzare un po' meglio le strade. Ma sapendo che già che da ieri, forse stamattina qualche mezzo spartaneve ci doveva essere. E poi dopo, per quello che ho visto io, non credo che si sia accumulata e si sia rifatta, ecco. Quindi evidentemente quella di ieri ancora. Ecco. Andrea Ianni per Ravenna Web TV.